scusatemi, voi non abitate qui? No, no. Voi ci lavorate, chiamate questo pezzo. È un pezzo di terreno, in affitto. Ma fuori in affitto, fuori dal vostro pezzo di terreno, dico vostro perché ci lavorate, c'è tutto questo ben di Dio, Ethernet, ma da quanto tempo ci sta? Da un anno. Da un anno? Da dicembre l'anno scorso. Scusate, avete chiamato i vigili urbani? San Valentino d'Orio, a San Valentino d'Orio, sì. San Valentino d'Orio. Sono venuti? Sì, sono venuti i vigili. E beh? E adesso provvediamo, 3-4 giorni e sta sempre qua roba. Ma sapete che è pericoloso? E come non lo so, c'è che è roba la mia onda, è un saccio troppo buono. Che hanno fumato, che hanno... Ma li avete richiamati poi i vigili? Hanno venuto 2-3 volte. Sono venuti? Hanno fatto dove devono vedere la particella di l'autostrada, di San Valentino, di chi è questa piccola particella qua terra. Questo piccolo pezzetto di terra. La scoperta... Potevo anche essere preparato alla scoperta, ma ciò che non mi è rimasto proprio male è il fatto che il Signor Salvatore ci dice che i vigili, l'istituzione, circa un anno fa è venuta sul posto, ha guardato sicuramente il problema, poi ce ne usciamo a particella. Io non voglio solo parlarvi però di questa situazione, vorrei pregare anche l'operatore Francesco di riprendere questo canale che sta al di sotto dell'autostrada. Certamente non credo che sia di competenza delle autostrade, non lo so, dico una sciocchezza, potrà essere di competenza delle autostrade, del comune di San Valentino, di Nocera. Comunque è una situazione di degrado che per la verità lascia perplessi, lascia bocca aperta. Voi in questo canale trovate di tutto, dalla plastica all'amianto, dall'immondizia normale, ai rifiuti solidi, insomma. Non è possibile, è vero che questa non è una zona da passeggio, ma è pur vero che è una zona agricola che dovrebbe essere curata così come vengono curate tutte le strade della città. L'ultima cosa, beh, noi ci auguriamo che quando prima sia il comune di San Valentino, e credo che sia legittimo proprietario o gestore di questo pezzo di terra, venga a rimuovere questo amianto, questa Ethernet che è nociva per il territorio e per le persone che vivono nei pressi di questo luogo, che per la verità preferiamo andare via e non starci troppo vicino.